Dunque, nel periodo del 45-47 che noi abbiamo avuto l'occupazione delle forze alleate, la città aveva un perimetro di 5 chilometri e dopodiché erano i croati, i slavi, i jugoslavi, insomma. E noi abbiamo avuto questi 2 anni gli alleati. Logicamente gli americani, inglesi, eccetera, pensavano di distribuire come al solito cioccolata, sigarette, riso, pasta. Però non carne, perché loro davano magari quelle scatole di carne tutta pressata. Allora il presidente dei commercianti ha avuto un'idea con un'autorizzazione del governo alleato, logicamente, e truppe alleate, di poter uscire da questo perimetro, entrare in Istria e trattare con i contadini direttamente per comprare del bestiame. Allora, avevano fatto dei turni con una macchina, 4 persone, dovevano uscire dalla città, andare fuori la mattina e ritornare eventualmente la sera oppure rimanere anche qualche giorno di più. Mio padre è stato messo nel primo turno, però allora non c'erano telefoni, lui ha voluto avvisare mia mamma che andava fuori città. Logicamente, tornato indietro dal luogo di appuntamento che avevano lì al mercato coperto, davanti a un bar, insomma, l'ora del pranzo è tornato a casa e mia mamma gli ha detto: "Beh, già che ti trovi, pranza." Mio padre era molto lento nel mangiare. E allora, siccome non ritornava mai indietro, quello che doveva partire il giorno dopo, cioè il secondo turno, è andato al posto di mio padre. E in questa maniera mio padre si è salvato, perché questi quattro, come sono usciti dalla città, non sono più tornati indietro. Quando hanno cominciato a scoprire le tombe, le foibe, cioè, in una foiba hanno trovato questi quattro in avanzato stato di decomposizione e sono stati riconosciuti chi dalla cintura, chi dai denti, chi dall'orologio. Ed erano quei quattro. Quindi mio padre l'ha fatta franca. In quel periodo noi abbiamo avuto ospite un ragazzo turco che studiava a Padova architettura. Mio cugino studiava ingegneria. E finita la guerra, mio cugino è rimasto logicamente a Pola e questo ragazzo turco ha voluto venire a Pola per vedere mio cugino Nel stesso tempo aveva portato una valigia grande di scarpe e voleva vendere queste scarpe. Mio cugino non aveva posto per farlo dormire, aveva chiesto a mio papà se poteva ospitarlo. Quindi questo ragazzo di 20 anni, e mi ricordo ancora il suo nome, si chiamava Makrik Kuzizade, classico turco con i capelli ricciolini, i baffetti, la carnagione piuttosto olivastra. È rimasto ospite a casa nostra 3 giorni. Non ha venduto scarpe ovviamente perché in quel periodo nessuno aveva soldi e lui aveva raggiunto Pola con la nave partita da Trieste a Pola e logicamente costava e lui preferiva ritornare indietro tramite ferrovia così per non spendere meno. Questo ragazzo non ha voluto ascoltare mio papà dice non ti fidare, non andare. Ma io sono turco, ho il passaporto, la Turchia non è stata belligerante nel 40-45, perciò non mi possono far niente. Non ha ascoltato mio papà, partito, non è mai arrivato né a Trieste né a Padova. Per quasi un anno noi abbiamo avuto a casa che la Croce Rossa Internazionale. Cercavano di ricostruire i vari passi di questo ragazzo, la famiglia turca ovviamente. Aveva anche scritto che voleva notizie del figliolo. Questo per dire la questione delle foibe, che fanno vedere recentemente anche chi ha dichiarato che erano tutti fascisti foibati. Molta paura. E si doveva stare attenti anche se si parlava.